anche di cantare, potremmo cantare. Ecco, parleremo un pochino lentamente, magari perché fa troppo caldo. Io provo perché di solito invece corro moltissimo. Ecco, vediamo cosa può essere. Allora, convergenze. Convergenze perché questa poi è la settimana dell'architettura, per cui è sempre abbastanza atipico e strano presentare un artista nel mondo del design, nel mondo dei progettisti, nel mondo delle aziende. Beh, ormai tutti conoscete Pistoletto, però forse spesso dai sistemi mediatici manca un pochino il racconto di quello che Michelangelo ha fatto in questi anni, perché dai famosi quadri specchianti degli anni 60 a questo millennio ne è passata molta di strada, per cui diciamo che Michelangelo Pistoletto ha innovato proprio il modo stesso ha portato nell'arte questo nuovo punto di vista, che è l'arte come possibilità di trasformazione sociale, no? È sempre stato così, ma Michelangelo non l'ha riscoperto, l'arte e l'architettura hanno sempre costruito la società. Ecco, questo passaggio è un passaggio che comunque accompagna la nostra vita, perché Michelangelo inizia negli anni 60 e arriva ad oggi ed è lui il simbolo, diciamo, vivente di quelle che sono state le trasformazioni all'interno dei sistemi culturali che a partire dall'arte hanno poi conteggiato il mondo anche del progetto, del pensiero e del stare. E quindi vorrei che magari Michelangelo, sintetizzando in questa chiacchierata, questa prima parte, tu potessi in qualche modo dire come sei arrivato oggi a Città dell'Arte, perché per fare questo racconto partiremo da prima degli specchi, probabilmente in sintesi, e arriveremo a Città dell'Arte e vedremo di che cosa si tratta. Ma, tu hai già menzionato gli specchi, no? Quindi hai già messo il punto essenziale del discorso. Certo, lo specchio sono arrivato attraverso, per farla breve, attraverso l'autoritratto. Negli anni 50 ho cominciato a lavorare sull'autoritratto perché c'era in quel tempo una dimensione dell'arte che rappresentava l'individualismo nella maniera più totale. L'artista era padrone del proprio segno, si esprimeva soggettivamente con un segno, un colore, una forma che era propria, era sua, non aveva riferimenti, non c'erano più riferimenti con niente nella società. E questa è una cosa dell'arte. Ovviamente l'architettura forse, l'architettura c'è un altro discorso, che non so come abbiamo mai fatto, ma l'architettura poteva fare la stessa operazione, fregarsi dell'altro, degli altri. L'architettura ha bisogno degli altri, perché insieme si finisce poi per creare l'abitare comune in qualche maniera, in qualche forma. Invece l'artista nel Novecento è arrivato alla metà appunto degli anni 50 con l'astratto espressionismo, con tutte queste forme di assoluta autonomia dell'artista. Pensiamo, io porto sempre di artisti italiani, porto degli esempi come Fontana e Capogrossi, no? Capogrossi ha fatto un segno e poi con quel segno l'ha elaborato in mille maniere. E Fontana ha fatto i buchi, i tagli ed è diventato l'artista d'Italia. Io mi ricordo quando ho visto per la prima volta Fontana a Torino esposto in una vetrina, perché c'era una mostra di arte in vetrina a Torino e c'erano tanti artisti che presentavano il loro lavoro e erano stati invitati. Tra l'altro uno di questi era anche mio padre, che faceva i suoi quadri, le tue morte, i ritratti. Allora c'era in una vetrina Fontana, l'unico posto dove veramente c'era la ressa davanti, gente che si agitava, disperata, quasi disperata, era davanti a Fontana. Allora io mi sono detto, ma se questo signore ha fatto quest'opera, ha fatto questa cosa, quest'azione,
deve aver avuto una ragione. Io non so qual è la ragione, ma deve avere una ragione. Sì, deve essere una ragione. L'unica cosa che posso capire è che io devo trovare la mia ragione. Lui ha trovato la sua, io devo trovare la mia. Io avendo lavorato con mio padre, avendo lavorato nel restauro delle opere antiche, avendo proprio fatto un po' il percorso della cultura italiana a ritroso, arrivando ai greci, ai romani, per risalire al Rinascimento, al barocco, a tutta la storia italiana, non esiste la stazione, non esiste la stazione. La storia è una storia raffigurativa. E allora io ho detto, ma io devo, la mia identità la devo trovare nella raffigurazione e non nel segno astratto. Perché il segno astratto, tra l'altro, sono già in molti che hanno trovato se stessi nel segno astratto. Uno più, uno meno, ormai non conta più. Io devo trovare un'identità mia come quegli altri hanno trovato loro. Però ecco perché io ho cominciato a lavorare con l'autoritratto, perché trovo me stesso davanti a me stesso, alla mia identità. Chi sono io? Cosa faccio? Perché? Cosa c'entro io? E allora attraverso l'autoritratto ho cominciato a elaborare molte soluzioni. Nel 1960 ho fatto una serie di lavori che erano la figura, grandezza naturale, in piedi, partendo dal pavimento, quindi proprio a tu per tu, e mi sono con dei fondi argento, fondi oro, fondo nero lucidissimo, questo nero lucidissimo ha cominciato a rispecchiare e ho visto, e vedendo me stesso nella tela, ho detto, beh, allora non ho più bisogno dello specchio di fianco. Continuo a fare il mio autoritratto guardandomi nella tela stessa. Io ho eliminato lo specchio perché lo specchio è entrato nell'opera. Questo è diventato il primo passaggio. Ma questo mi ha rivelato qualche cosa, questo passaggio. Cioè, quelle immagini che sempre venivano riproposte sulle tele o negli affreschi, erano immagini statiche, erano immagini da contemplare, statiche. E il futurismo aveva tentato di dare movimento a queste immagini attraverso, non so come vediamo, Palla per esempio, che fa l'uccellino che si muove, cioè quasi una resa filmica del movimento. Ma l'idea di dare movimento, l'idea del scagnolino che si muove le zampette camminando. L'idea del movimento, ma appunto lì tutto si muoveva dentro alla tela, perché io mi facevo così e ero io là dentro che mi muovevo. Allora questo, il movimento era lì, era vero. E poi c'era un'altra cosa vera, che i futuristi dicevano, vogliamo introdurre lo spettatore dell'opera, mettere l'essere umano al centro dell'opera. Ma io ero entrato dentro l'opera, ero lì, mi vedevo dentro. Allora era proprio il sogno futurista. Questo era, volevano arrivare qui. Solo che era un'altra epoca, era l'epoca in cui, come si può dire, tutto volgeva verso una necessità di stabilire per l'arte un significato di fondo. Allora, l'arte autoreferente esisteva. Per me, a quel punto, l'arte diventava poliriferente, perché tutti entravano, tutti quelli che passavano davanti al mio lavoro entravano nell'opera. E allora lì poi c'è tantissimo da dire, comincia tutto un discorso di indagine dello specchio, perché poi ho perfezionato lo specchio, ho usato l'acciaio inossidabile
lucidato a specchio, l'immagine che io ho posto, che era quella che sostituiva il mio autoritratto, fissa su questo sfondo specchiante, doveva essere oggettiva, esattamente oggettiva quanto l'immagine nello specchio. Non potevo più fare un'immagine arbitraria dove ogni pennellata mi rappresentava. Quindi allora sono dovuto arrivare per forza alla fotografia. La fotografia è dà la possibilità di fissare un'immagine che nello specchio passa. Le immagini dello specchio sono fugaci. Un'immagine che noi vediamo in quell'istante non c'era prima e non c'è più dopo, c'è solo in quell'istante. La fotografia la fissa, la tira fuori, cioè la toglie dal tempo fugace e la fa entrare in un tempo fermo. Il tempo fermo ma appena tu fermi il tempo entri nella memoria, quindi la fotografia è memoria. Allora la memoria è passata. Allora io, la mia immagine fotografica inevitabilmente diventa memoria, diventa passato, che convive e procede con il presente, sempre in movimento. Quindi hai i due estremi di tempo, il tempo fisso e il tempo in movimento. Quindi l'opera diventa quadridimensionale, non è più solo la bidimensionalità del quadro o la tridimensionalità dell'effetto spazio, ma è proprio la quadridimensionalità del tempo. La cosa importante è che da artista intimista sei passato ad artista di relazione con la gente, con le cose, esatto. Quindi sei anche il primo in effetti a questo punto. Ma questa cosa della fotografia è molto importante perché grazie allo specchio ho dovuto usare la fotografia. Ma questo vuol dire che quella la fotografia che aveva messo in crisi la pittura. Tutto è cominciato con l'impressionismo, quando si sono resi conto che la riproduzione manuale non aveva più senso, che c'era la riproduzione fotografica. Ha messo in crisi, allora gli artisti hanno cominciato a pensare, ma l'arte continuerà ancora a esistere senza questo servizio che offre la società, quello della riproduzione. E per questo è espressionismo, surrealismo, astrattismo, tutti questi ismi sono nati per fare un lavoro di introspezione dell'arte. Può l'arte esistere? Ha una sua essenza? E questo è stato fatto. Ma a quel punto, come ho già detto, per me non era più una questione di arrivare all'essenza dell'arte. Per me era una questione di vedere se questa essenza dell'arte poteva essere utile alla comprensione del mondo, attraverso la mia identità, E quindi la comprensione del mondo è avvenuta, perché poi questa dinamica di tempo e spazio, di temporalità e spazialità, includeva tutto, perché lo specchio poi è chiaro che rappresenta tutto. Presenta tutto, tranne se stesso, perché lo specchio non ha immagine. Quindi è un nulla in cui tutto viene inserito. È nulla. Tutte le immagini sono dello specchio senza che lo specchio abbia immagini. Guarda che pazzesco. E quindi questa idea di infinito, questa idea di realtà che si muove, che continua, che procede, e che lo specchio poi analizza in tutti i suoi passaggi. Lo specchio analizza la realtà nel concetto, per esempio, di assoluto e relativo. Nello specchio non c'è l'assoluto, non c'è un'immagine che le mangia tutte, che domina su tutte. Tutte le immagini sono il frutto di una relazione continua. Diciamo che dal taglio della tela di Fontana, tu sei entrato nella realtà in questo modo, ma sei entrato anche con la speculazione, cioè con la riflessione. Sì. No?
Ecco, questa riflessione ti ha portato in pochissimo tempo, perché poi sei subito entrato nel giro della pop art, no? Sì. La sola sei entrata in questa situazione è... A causa per il fenomeno, il fatto dell'oggettività, perché la pop art seguiva, veniva in seguito all'astratto espressionismo, e quindi che l'espressionismo che è assolutamente individualistico, espressione individuale. La pop art portava le immagini comuni, le immagini della società, era un passaggio dal soggettivo all'oggettivo. Nel mio caso era la stessa cosa, solo che la differenza tra me, tra il mio lavoro e quello della pop art americana, nella quale io sono stato accolto e inserito, la differenza consisteva nel fatto che per me l'oggettività non era tutta concentrata e non riguardava soltanto il sistema consumistico dell'immagine consumistica, dell'immagine del glamour consumistico. Io non avevo preso una realtà di quel tipo per rendere oggettivo il mio lavoro. La mia realtà era quella dell'essere umano, dell'universalità, del tempo e dello spazio. Era una cosa molto diversa. Non era uno spazio all'americana, non erano immagini alla consumistica, era l'immagine dell'essere umano, l'immagine degli oggetti, ma nello stesso tempo un funzionamento oggettivo che però era anche fenomenologico e quindi anche scientifico di per sé. Non era la rappresentazione della scienza o del mercato, era fenomenologico in se stesso. Ecco, tu qui hai fatto poi uno scatto, sei uscito dalla pop art, diciamo... Ma io non sono uscito, è che io ci sono ancora sempre per quanto mi riguarda. Ma diciamo, sei uscito da quello che era la categorizzazione di questo movimento. Hai fatto un'operazione ancora più rivoluzionaria dopo di sé, molto vicina a quello che è il mondo del design, no? Con gli oggetti in meno, quindi... In passato già da un oggetto che poteva identificarti commercialmente tutto quello che il mercato no, dell'arte ecco che io ero entrato anche nel sistema di identificazione dello stile personale, perché poi io facendo queste opere specchianti io ero quello di specchi, capito? Come quell'altro erano dei tagli, l'altro era quello che faceva i dripping. Capisci? Ognuno aveva il suo label, la sua etichetta. Io avevo etichetta specchio. Bene, l'etichetta specchio mi portava automaticamente a entrare nel concetto dell'uso come si dice, commercialistico dell'opera. Perché io sono un prodotto, quindi io divento prodotto. Va benissimo, fino a un certo punto va bene, ma la finalità non è quella di essere prodotto, è quella di creare cultura e attività mentale, progresso e progresso artistico, quello artistico che pian piano era diventato un progresso di rapporto tra arte e società, perché la società entrava nello spazio dell'arte direttamente. Ma virtualmente, con gli oggetti in meno, ho fatto un'operazione con la quale io esco dalla virtualità, entro nella pratica e entrando nella pratica spezzo totalmente quello che è il concetto di stile, di label, di marchio, spezzo il mio marchio e faccio gli oggetti in meno. Poi una serie di opere che riesco a realizzare giorno per giorno durante mesi nel mio studio, e poi man mano che facevo un'opera la esponevo direttamente, anzi la esponevo facendola in tutto questo spazio. Queste opere erano disordinate nello spazio, erano messe ovunque, così come momenti diversi che occupano un tempo e uno spazio. Ma sono così, erano ben diverse queste opere, che finalmente rompevano il concetto di unità stilistica e quindi di marchio. Questa è stata un'operazione che ha offeso
tutti quelli che pensavano che l'arte fosse... Quindi non eri più riconoscibile. Non ero più riconoscibile. Ero diventato riconoscibile. Cos'è Pistoletto? Qui è un po' più difficile fare questo discorso, perché qui tutto è riconoscibile, nel senso che c'è un architetto che ha dato l'impronta generale. Ma quello che devo fare, per esempio, la sedia da... Questo è una cosa diversa da questa. La tua scarpa è diversa da lampadario. La diversità è diventato l'elemento vero. Cioè, ogni cosa esiste per la sua autonomia, non soltanto l'artista che crea la sua autonomia stilistica, ma ogni oggetto diventa autonomo. Ogni momento della mia vita diventa autonomo. Quindi realizzo cose differenti. Non è facile decidere di fare delle cose differenti. È molto più facile tenersi uno stile una volta che l'hai trovato, fare delle modifiche, però hai una base. Ma fare 10, 20, 30 lavori, tutti diversi, nello spazio, sui muri, no? Nella luce, e non è facile. Però io mi sono accorto che lo potevo fare se seguivo non la logica della... Del rapporto che sta tra le opere, per cui un'opera mi permette quella seguente, ma proprio la connessione totale, per cui ogni momento, anche il più strano, il più banale, le cose più insignificanti che vengono alla mente, io le colgo e le porto alla realizzazione. E è un po', però lì siamo in un passaggio che ricorre nello specchio, che ritroviamo anche nello specchio, perché nello specchio nulla è mai uguale nello specchio. Nulla è mai uguale, tutto cambia. E quindi però nello specchio quello che noi vediamo ora, un attimo prima era possibile. Lo specchio è la sede del possibile. L'universo, tutto l'esistente, è il possibile che si traduce in realtà. Tutto quello che esiste era possibile. Lo specchio è la raffigurazione di questo possibile, perché tutto quello che vedo non può essere possibile. Io, una persona che ancora non si rispecchia oggi è già nello specchio come possibilità, quindi la possibilità di esistere domani, così come io ero già possibile quando non esistevo nello specchio. Un giorno sono arrivato lì e lo specchio mi ha catturato. Quindi è il regno del possibile. Allora, il regno del possibile cosa vuol dire? Che una cosa dal possibile, cioè esiste sempre questo passaggio, dal possibile alla realtà. Nel momento in cui si realizza il possibile, il possibile finisce e comincia, smette il possibile e comincia il reale. E quindi questi oggetti in meno sono tutti possibilità in meno, che diventano oggetti, di quanto si realizzano. Quindi io faccio un esempio, la rosa bruciata, per esempio. Io di notte ho sognato, non so se era, adesso che ora era, forse abbastanza avanti nella notte, vicino al mattino. Ho sognato che andavo nel mio studio, raccoglievo dei pezzi di cartone ondulato, e li ritagliavo, li ammollavo e facevo una rosa di cartone. E poi spruzzavo del colore rosso sulla rosa e poi davo fuoco al centro di questa rosa. Mi sono alzato, tranquillo, come la ricetta, no? Avevo una ricetta di me. Mi alzo, avevo il cartone, proprio il cartone, mi sono messo lì, ho fatto esattamente quello che era prescritto e quindi alla fine ho trovato la bomboletta del rosso, ho trovato i fiammiferi, ho dato fuoco, e lì è esposta adesso qui a Milano alla galleria Tizian Stein, insieme ad altri lavori che sono lì e hanno sono nati da una precisa contingenza.
Ecco, questa cultura dell'arte di quegli anni è la cultura che poi ha tutta la gente, anche i progettisti. Tu parlavi prima dell'architettura. Io credo che in quegli anni l'architettura era già abbastanza sganciata dalla realtà, nel senso che si costruivano edifici che non avevano più niente a che fare con il luogo, il sito, gli orientamenti, la capacità di sostenersi autonomamente rispetto all'energia, perché l'uso del petrolio era arrivato già a questa condizione di creare edifici che fatti a Milano potevano stare a Torino, potevano stare da un'altra parte. Ecco, mentre tu fai questa operazione, però subentra in anticipo rispetto al tempo che siamo adesso, no? Il tempo in cui oggi il consumismo ha fatto tutta la sua strada, cioè abbiamo visto passare l'epoca del boom economico, abbiamo visto consumare città, automobili, idee. Tu torni dall'America, dalla pop art, e fai un gesto direi altamente sociale per un artista in quel momento, no? Apri il tuo studio ad altri artisti. Era anche Ram. Già quel e quindi grande rampante. Grande rampante. Si chiama Trump. Trump. Anche trampante. Questo è un atto di generosità, non solo di generosità, ma anche di consapevolezza di quello che sarebbe avvenuto poi nei 40 anni seguenti. Cioè l'arte ha una responsabilità, no? E questo passaggio tu l'hai fatto con il circo, che da lì a breve sarebbe diventato qualche altra cosa. No, da lì a breve è diventata l'arte povera. Esatto. L'arte povera, l'arte povera è povera nel senso della primarietà. Superare tutto quello che è superfluo, che è indotto, è superfluo, e per arrivare all'essenza dell'energia, l'energia primaria, la fenomenologia primaria, così come i quadri spiccati sono fenomenologia primaria, e quindi tutto quello che si riproduce, infatti dagli oggetti meno proprio poi nasce questa cultura che è assunzione di quelle che sono le responsabilità oltre che le libertà. Ecco, insieme al movimento dell'arte povera, ricordo la Venere degli Stracci, perché oggi diventa un'opera assolutamente di attualità, però insieme a quel lavoro, a quei pensieri che avete a partire dalla fenomenologia, influenzate molto una generazione di quegli anni, non solo nell'arte, ma come probabilmente oggi possiamo capire anche nella dimensione del progetto del design e dell'architettura. Questa del riciclo, diversamente da come faceva la post-art, diventa un'analisi interessante se rivista alla luce di questo, no? Ma bisogna vedere, per Germano Celler che ha fatto il manifesto dell'arte povera, si è innamorato di Frank Gehry, per esempio. È bello vedere se c'è una relazione o meno. Non lo so, questi sono poi gli studiosi che devono, non so se prende l'architettura, lui è andato in quel verso lì, no? Sì, la ricerca di Frank Gehry parte da una situazione, da un lato estetica e dall'altro di una ricerca tecnologica. Per esempio, in alcune opere prende la carta, la stroficcia, poi la passano negli scanner e attraverso gli scanner questa viene digitalizzata in un disegno, e da qui nascono tutta una serie di considerazioni che serviranno comunque alla tecnologia e alle aziende a sperimentare la nuova fase che, diciamo, dalla fine degli anni 90 alcune aziende stavano portando avanti, che era quella dell'informatizzazione e della capacità di produrre, diciamo, articoli e merci non più soltanto standardizzati. Infatti l'opera di Bilbao poi rappresenta anche l'opera di Bilbao. Io sono stato a Bilbao, no? Sì. E ho visto questa costruzione dentro, poi voi, nonostante lo stropiccio architettonico, è riuscito a fare delle stanze tradizionali per l'esposizione, cosa che per esempio non ho trovato a Roma con Zadid, salite le storiche, tutto quanto. Ma la scommessa, per me la scommessa è sempre aperta, eh. Tu mi dai uno sgabuzzino, io non ho uno sgabuzzino. Sì, bella, mi dai una cosa tutta storta, mi attacco lì e poi faccio il mio lavoro attaccandomi alla parete, non ho problemi.
ma quando ho visto, l'esterno, con tutto questo, con questo metallo, ho detto accidenti, se avessi pensato prima, guarda quanta energia avrebbe potuto produrre con dei pannelli solari, per esempio. Mi sono detto questo. È arrivato un attimo prima di, questa, di queste soluzioni che sono venute fuori attraverso la scienza. E qui avrei potuto essere un esempio straordinario di un'architettura produttiva di energia, però non era ancora arrivato, o quando lui aveva fatto il progetto non era ancora, avrebbe dovuto modificare qualcosa, non lo so, però siamo entrati in un tempo in cui l'ecosostenibilità di qualsiasi prodotto entra in gioco. In quel caso entrava l'opera di architettura in relazione anche al territorio, che era un territorio operaio. Ma perché c'è ancora sempre ancora molto il fatto estetico. Esatto, sì. Le patelle, le bourgeois in senso estetico. Guarda, l'emozione va bene, Zadi fa proprio. Secondo me non basta più con il fatto estetico di oggi, ci vuole qualche cosa. Siamo passati oltre, dobbiamo mettere l'etica. L'etica e l'estetica a confrontarsi e organizzarsi. Ed è stato il senso, questo alla fine degli anni 90, no? Seconda metà degli anni 90, dove tu prendi una decisione, cioè lasci Torino, arrivi a Biella e recuperi una fabbrica abbandonata, sì. Curia, sì. Per fare un progetto visionario, no? Allora, sicuramente utopista. Allora. Ma no, ecco, vedi, è giusto per dire utopista. Tu mi provochi quando dici queste parole, perché quando io ho acquistato una parte di questa fabbrica, poi adesso è diventata tante fabbriche connesse, un chilometro di fabbricati di fabbriche, che erano, mi hanno invitato all'Aion, mi avevano detto No, prima parlo nel 91 ho comprato, nel 94 ho scritto e pubblicato il manifesto del progetto Arte, l'arte come progetto di integrazione, sociale, e quindi l'ho presentato a Pistoia, nel palazzo del comune, era gremito di gente di cultura, di collezionisti, di studiosi, eccetera. E io spiegavo proprio, parlavo proprio dell'arte e dell'architettura. E dicevo che l'arte, così come l'architettura, devono cominciare insieme ad assumere una responsabilità sociale nuova. Parlavo della necessità di mettere l'arte in connessione con tutti gli ambiti della vita sociale, dall'economia alla politica, dalla religione al comportamento, all'educazione, eccetera. E tutti mi dicono, bravo, tutto utopia. Non questo è pure utopia. No, perché? È utopia, perché questo l'ho chiamato progetto arte, quindi c'è un progetto. E poi utopia vuol dire non luogo, e io ho già il luogo, ho il progetto, quindi siamo già fuori dall'utopia. Si tratta solo di realizzare il progetto in questo luogo. Hai capito? Per cui per me proprio il passaggio dall'utopia alla realtà è possibilmente breve, si può veramente, però tu devi pensare, devi avere la cognizione di come tu puoi intendere il passaggio e verso che futuro tu pensi di poter andare. Ecco, quindi questa città dell'arte è stata fatta poi come una città del progetto in generale, perché hai diviso in uffizi la moda, addirittura l'architettura. Esatto, certo. C'è l'architettura, c'è la moda, c'è la filosofia, ho fatto le stanze a
a Pistoia, ho fatto anche la mostra delle, che poi diventava Città dell'Arte, le porte di Palazzo Fabroni, questo palazzo che aveva tantissime porte che mettevano tante stanze in comunicazione, ed erano delle porte del 500, molto belle. Allora io ho cominciato a scrivere su ogni porta il nome di uno delle componenti della società. Ma se tu scrivi questo nome su una porta, vuol dire che quella cosa lì, tipo la politica, sarà nella stanza in cui tu entri. Nella stanza in cui tu entri, se ti giri, sulla porta c'è scritto letteratura, che è la stanza da cui tu eri prima. E allora in ogni stanza immettevi in tutte le altre, in altri settori della vita, della società, della cultura, dell'azione, e ogni metteva a seconda di come le stanze poi si trovavano a contatto con le altre. E quello era, e poi è diventato lo schema della Città dell'Arte, dove ogni porta tu, attraverso una porta non sei dove ciò che è scritto, ma andrai verso ciò che è scritto e vieni da qualcosa che questa connessione, interconnessione che è diventata da emblematica a pratica. Interconnessione vuol dire anche poi progettare insieme agli altri, perché sì, non, interdisciplinarità. Sì, non è semplice, non è facile, non è così dice, da dire al fare c'è in mezzo agli altri. Però come l'abbiamo tentato di portarla avanti questa operazione con gli uffici? Ho creato l'Università delle Idee. Aprendo questo luogo ai giovani che venivano da diverse parti del mondo e potevano cimentarsi in questa operazione alta società. E quindi negli uffici avevamo a disposizione gli ingressi, i meccanismi di apertura per andare poi a cercare e mettere insieme. Non facile, non facile, però insomma ormai sono passati 20 anni, quindi le cose sono andate avanti. A un certo punto nasce questo simbolo che è quello della trinamica, quindi avanti il terzo paradiso, che trasforma tutto quello che è stato il lavoro dei quadrispecchianti, che è stato il Rioletti, che è stato la Città dell'Arte, in un emblema che essenzializza il tutto e lo rende fruibile da tutti. È un segno che è un simbolo. È anche un simbolo, ma è anche un metodo, per cui per il progetto di Città dell'Arte è basato anche sul simbolo, ma anche sul metodo della dinamica, no? Sì. Mi spiegare un po' come sì, è il simbolo. Il simbolo, io ho chiamato il terzo paradiso proprio per dare un peso storico a questo simbolo, cioè dire dove, a che punto siamo oggi. Noi siamo alla fine di un secondo tempo storico, il tempo, la fine del secondo paradiso, cioè il paradiso artificiale. Nel primo paradiso eravamo totalmente integrati nella natura, pian piano uscendo dalla natura abbiamo creato questo mondo artificiale che è arrivato ultimamente a staccarsi totalmente dalla natura. Dal morso della mela, che è il momento dell'uscita, quindi la mela era naturale e c'è stato il morso che ha portato all'uscita dalla mela. Se prima la mela era integra, vuol dire che eravamo totalmente integrati, ma quando poi con il morso siamo usciti dalla mela e abbiamo creato pian piano un mondo estraneo alla natura, che è il mondo artificiale. Il mondo artificiale oggi è diventato totalizzante, non abbiamo più il mondo naturale, proprio come riferimento.
Quando noi pensiamo a che l'andamento verso il futuro è rappresentato da una mela morsicata come emblema di Apple, no? che è proprio l'emblema della tecnologia assoluta, dove tutto ciò che era natura è diventato tecnologia. È per questo che io che sto cercando attraverso questo simbolo che cerca di porre insieme gli opposti in condizione di avere al centro degli opposti una soluzione nuova che deve esistere attraverso la connessione, la fusione di tutti gli possibili opposti, io mi trovo ad avere la necessità di mettere insieme la natura e l'artificio, cioè il grande tempo della natura con il grande tempo dell'artificio per arrivare a un terzo stadio che è quello del terzo chiamato paradiso, terzo chiamato paradiso perché paradiso viene dall'antico persiano e significa giardino protetto, perché i persiani volevano in qualche maniera poter coltivare nel deserto, questa era una cosa che sono riusciti a fare, facendo dei piccoli muri tondi, erano riusciti a trattenere il vento del deserto e permettere all'umidità di far germogliare la vegetazione. E quindi il giardino protetto è la prima opera, diciamo, che mette l'artificio, la prima opera artificiale, l'artificio che adatta la natura alle nostre esigenze. Benissimo, però a lungo andare abbiamo oggi adattato talmente la natura alle nostre esigenze che ci siamo allontanati totalmente dalla natura e stiamo veramente distruggendo la natura dall'interno del giardino. Perché l'atmosfera che sta intorno alla terra è il muro di protezione. Però tutto questo che sta distruggendo è artificio, quindi anche arte in parte, no? Perché ecco la parola. Tutto quello che può esistere, matematica e scienza, è possibile solo con l'arte, certo. La sua rappresentazione. No, certo, perché la parola artificio, come la scienza dice, arte. Quindi l'arte ha dato l'arte fare. Tutto ciò che è artefatto e nasce dall'arte e diventa cultura, diventa scienza, diventa tecnologia. Però l'arte è l'arco di conduzione di tutto, che dalla partenza, mettiamo quella dalla partenza, lì c'è il giardino. Parla del giardino, ma per me la prima opera d'arte vera e propria è l'impronta della mano sulla parete della caverna. Quello è un affresco, il primo affresco, la prima impronta. Ecco, in quel momento si aprono le porte dell'ignoto, perché tra la mano vera e la mano virtuale tutto può esistere. Si aprono le porte dell'ignoto. Le religioni cercano di dare risposta, si possessano di questo ignoto e danno delle risposte attraverso la divinità, attraverso diciamo, delle autorialità che sono sovrumane. Però poi con il passare del tempo questo ignoto non viene più affrontato soltanto da un punto di vista religioso, ma diventa pian piano scientifico. Ma la scienza affronta l'ignoto esattamente come la religione, solo che con un metodo diverso, dando risposte relative e provvisorie. Questo è un passaggio molto, molto importante. Questo va tenuto in conto. Quindi apprendere della scienza quello che è di grande utilità e far sì che la scienza possa aiutarci a ricongiungere il nostro rapporto con la natura, perché non possiamo pensare di diventare puramente tecnici per risolvere tutti i nostri problemi naturali, dobbiamo trovare l'equilibrio.
E quindi oggi siamo nel momento in cui dobbiamo mettere insieme natura e artificio per creare questo terzo stadio. E questo lo può fare l'artista in modo particolare? Tutti, se non lo fanno tutti, non lo fanno tutti, vuol dire che l'artista è un impotente. Quindi il vero attivatore di questo modello che tu proponi, dove la cooperazione porta di nuovo tra la natura e la persona, le varie scienze, le scienze specialistiche che si sono allontanate da loro stesse, perché anche questo è successo, no? Le varie specializzazioni non hanno più guardato il reale, ma hanno fatto come ha fatto l'arte, si è guardata solo dentro senza guardare più fuori, no? No, ma sai, in ogni cosa c'è un impegno. Per creare un'azienda di qualsiasi tipo, tu poi metti in gioco un capitale, un impegno. Se non hai i soldi, vai in banca, però poi devi rispondere. E quindi c'è un impegno del passato molto, molto pesante, molto pesante. E prima che abbia dato tutte le rese di quel sistema, ce ne vuole. Bisogna avere pazienza, pensare che quello che crea delle situazioni problematiche possano essere pian piano modificate in situazioni, diciamo, virtuose, però è chiaro che ci deve essere, come si dire, il ritorno di quello che è stata la, come si mette, capitale, l'interesse. E questi interessi di un vecchio sistema, però pian piano dobbiamo creare un nuovo sistema per creare altri interessi. Per quanto riguarda l'economia, la politica, e quindi un equilibrio nuovo. Questo simbolo qua è il simbolo dell'equilibrio. Ho definito con il termine trinamica, la dinamica del numero 3. La dinamica del numero 3 implica la dualità. Non esiste l'uno, ma esiste la divisione dello zero. Si parte dalla divisione dello zero. Se io prendo uno specchio, lo taglio in metà, avrò due specchi. Quindi divido lo specchio che è zero, immagine. Se metto i due specchi, li avvicino ad angolo, vedo che nasce un'immagine tra i due specchi che è il terzo specchio che riflette tutti e due all'interno. Ecco, quindi nasce dalla divisione dello zero, nasce il due, e quindi esiste uno e uno. Dalla dualità nasce il terzo elemento. Tutto quanto funziona così. Tutto funziona chimicamente, fisicamente, biologicamente, politicamente, funziona. Prende idrogeno e ossigeno, il cerchio centrale è l'acqua. Prendi polo positivo e polo negativo, al centro hai l'energia elettrica. Prendi il maschile e il femminile, al centro hai un essere nuovo che non esisteva. Dunque, è il simbolo della creazione. Quindi l'arte per me non è soltanto l'uso della creazione inconsapevole, ma è la capacità di proporre al mondo il sistema della creazione utilizzabile da tutti. Questa è la mia opera. Quello che tu creare dici, vuol dire mettere insieme, io ho un occhio, con un occhio vedo piatto, con un altro vedo piatto, ma insieme vedo la profondità, non c'è niente da fare. Quando io tratto qualsiasi argomento
sul piano sociale. E ho da una parte la tesi, ho sempre dall'altra una sintesi, un'antitesi, un'antitesi. Sempre un'antitesi, tesi e antitesi. Se io mi fisso su una tesi, dimentico che dall'altra parte l'antitesi sta crescendo e mi farà la guerra. Quindi devo centrare tesi e antitesi e la sintesi. La sintesi è sempre creazione. Quindi dobbiamo imparare che allora io come artista tutto questo che sto dicendo da solo non lo posso più fare. Dobbiamo farlo insieme. Perché nasce un problema sociale, ecco perché gli strumenti ad esempio che usi per l'arte dinamica, in Città dell'Arte, poi sono i forum e i cantieri, no? Come funzionano? Ma questo è ancora è un passaggio che porta alla politica. Che porta alla arte politica, cioè. Porta alla politica. Perché io a Cuba ho visto che la situazione lì è una situazione in cui è così evidente che i due elementi determinanti, tutto quello che è stato il rapporto alla guerra fredda mondiale, da cui siamo apparentemente usciti, e lì è proprio quello, perché gli Stati Uniti e la Russia, non è rimasto. È rimasto un piccolo iceberg che si chiama Cuba, ma è ancora così presente tutto questo. Come ne escono? Come se ne viene fuori? Facendo che cosa? Passaggio verso la democrazia, così come è stato fatto in tutti gli altri posti, dove democrazia voleva dire capitalismo puro, società di massa, capitalismo puro, più capitalista della Russia che era comunista. Quindi questo è, ma capitalismo non come soluzione, ma come problematica non risolta. E anche se il comunismo è fallito, il problema che lo determinava, che ne aveva chiesto la nascita, è ancora lì presentissimo. A Cuba è presentissimo. E allora ho pensato che l'attività da fare era quella di cercare di mettere insieme le persone, i vari, avendo l'esperienza di Città dell'Arte, i vari settori della vita sociale del posto, i vari settori. Ogni settore della vita sociale ha un qualche rappresentante. Non esiste un'associazione, non esiste nessun tipo di associazione che non abbia qualcuno che tiene insieme l'associazione, che abbia un rappresentante. I rappresentanti di queste associazioni messi insieme intorno a dei tavoli, messi davanti a delle punti interrogativi. I punti interrogativi li abbiamo presi dai 17 punti della sostenibilità, della sostenibilità dell'ONU, delle Nazioni Unite. Anche perché alle Nazioni Unite, l'altro ieri eravamo proprio lì, davanti c'è questo terzo paradiso o triplo cerchio della tridamica che è fatto con le pietre di ogni paese ha la sua pietra e forma questo grande simbolo della connessione internazionale. Quindi abbiamo assunto proprio questo, anche proprio i simboli delle Nazioni Unite per verificarne la fattibilità, l'attualità. E quindi a Cuba abbiamo portato questo. E abbiamo cominciato a fare i forum. Il forum vuol dire che ci sono presenti persone che sono rappresentanti di vari gruppi della vita civile, politica, sociale in tutti i sensi.
e tutti insieme si tirano fuori delle piccole risposte che tutte insieme diventano una risposta abbastanza collettiva, con la speranza di poter portare poi queste risposte progetto a far capire che chi ha il potere, più in alto il potere, può utilizzare questa forma di attività popolare per seguire i bisogni veri. Perché da questi forum vengono fuori i cosiddetti cantieri, cioè le persone si impegnano in un anno a fare delle attività. I forum durano 3 giorni, sì. Poi c'è il cantiere. Il cantiere che mette in pratica, continua a mantenere il treccio degli incontri e poi nascono altri partecipanti e poi ogni anno, alla fine, adesso siamo al terzo anno, alla fine di ogni anno si fa un altro forum e si tirano le somme. Questo ormai da Cuba l'abbiamo poi fatto a Milano con la mela. In Australia, a Tirana. Diciamo che questa democrazia che in qualche modo è fallita invece viene riattivata. Allora, poi adesso vi do una notizia che forse non sapete e dovete cominciare a segnarvelo, perché non si usa più da ora in poi la parola democrazia, perché la parola democrazia vuol dire potere del popolo. Perché craxis vuol dire potere, democraxis, potere. Allora, abbiamo capito da tante troppe esperienze che il popolo non potrà mai avere potere. Il popolo è fatto di tante piccole persone, tanti granellini che non si combinano. Si sono combinati nelle grandi ideologie, per esempio l'ideologia comunista, l'ideologia fascista, l'ideologia cristiana, anche cristiana, liberale. Allora fin quando si è pensato che no, aspetta un momento, volevo dire che alla parola democrazia bisogna sostituire la parola democraxia. Perché si sostituisce la parola craxis alla parola praxis. Praxis vuol dire pratica. Allora bisogna arrivare da una politica democratica, demopotere, alla demopratica, praticare il demo. Praticare vuol dire che se non si pratica non esiste. Per praticare dobbiamo trovare i sistemi perché tutti lo possono praticare. Ecco che qui vengo alle ideologie. L'ideologia è un sistema che si è pensato che potesse soddisfare il bisogno di democrazia. Democrazia è un bel sogno, però è la parola potere che ci ha fregato fino ad oggi. Invece bisogna passare invece alla pratica. E allora bisogna organizzarsi in maniera pratica. Per questo che da noi abbiamo pensato che a partire dai forum si possono avere persone che hanno dietro di sé delle realtà pratiche. Possono essere... Una volta c'erano i calzolai... ma non importa, le associazioni di categoria abbiamo un voto mentale, no, ma adesso ci devo chiamare, non importa, non è importante. le corporazioni, bravo. Allora erano le corporazioni che servivano a questo embrione di democrazia che voleva essere il comune, non essere i comuni, no? Dove tutto
dietro a un'associazione, in un'associazione ci sono le persone, in un gruppo di lavoro ci sono le persone, in qualsiasi attività compartimentata ci sono delle persone. Bene. Queste persone non sono ideologia, sono pratica. Noi attraverso i partiti abbiamo invece creato un vuoto, in quanto l'ideologia chiama gli iscritti si iscrivono, mettono una persona a rappresentarli, una persona passa di grado, va a rappresentarli, e si dimentica totalmente di loro, che le persone non esistono più. Esiste la politica e l'attività interpersonale ad alto livello, ma politica, tra i politici. È per quello che la gente non va più a votare, perché hanno capito benissimo, o se non l'hanno capito lo sentono, che c'è il voto, sono parte di loro. Quindi tutto ciò che è svuotato deve essere riempito. Non saranno più le ideologie, ogni partito è un'ideologia, che oggi è vuota. Quindi questo cambio è fondamentale, bisogna passare dalla democrazia alla democrazia, cioè alla democratica. Questo è fondamentale. Trovando tutti i mezzi, e abbiamo trovato il primo sistema che è proprio quello dei forum Questi metodi chiaramente potrebbero entrare, devono entrare, molte aziende lo stanno già facendo, alcune aziende, qualcuno l'abbiamo già anche sentita, anche importanti, non diciamo marchi niente, ma stanno cominciando a lavorare con questi metodi partecipativi, dove le persone che stanno dentro insieme al titolare costruiscono un sistema e costruiscono dei prodotti relazionandosi anche con la società e anche magari il loro territorio. Io infatti adesso magari lascerei anche chiacchierare o fare delle domande a loro. Dico solo una cosa, che l'apertura che Michelangelo Pistoletto ha portato con questi suoi ragionamenti si concretizzerà anche il 28 luglio con un'operazione particolare, cioè la scienza, diciamo uno dei massimi punti di scienza mondiale, cioè l'ente spaziale, l'astronauta, la NASA, eccetera, eccetera, hanno adottato per il prossimo viaggio spaziale, nella base spaziale, il simbolo del Terzo Paradiso, dopo un anno e mezzo più o meno di... Ma forse è apparso? No, non ancora. E quindi il prossimo, quindi vuol dire che questa esigenza che Michelangelo sta raccontando oramai è sentita non solo dall'ONU che realizza il Terzo Paradiso davanti alla sede di Ginevra, ma anche da massimi sistemi della scienza. Il ritornare al dialogo oggi è possibile grazie al fatto che possiamo costruire artifici, cioè l'arte è comunque un progetto, se non è tale... Ma l'artificio, il modo, tutto ciò che è artificio deve oggi servire non più soltanto per portarci lontano, fuori, per staccarci dalla natura, così come portarci sulle piattaforme spaziali, ma per ricucire il rapporto con la natura. Per essere, l'artificio può darci un modo di vivere sul pianeta totalmente nuovo, però messo a punto nella maniera più equilibrata possibile. L'equilibrio natura-artificio. E questo compito proprio spetta tantissimo all'architettura e al design, visto che siamo in uno spazio di questo tipo. E quindi qui è interessante capire come oggi si può iniziare da parte dei professionisti questo approccio, che non è semplicemente quello di dire faccio il segno estetico e faccio questa operazione perché l'azienda deve vendere, basta. E io credo che qui magari possiamo, no? Cosa dici? Sì, se ci sono delle domande, delle osservazioni, le faccio subito. Io. Allora, abbiamo parlato di Terzo Paradiso anche quindi come simbolo, come iconografia del rapporto quasi dialettico, se vogliamo, kantiano, tra natura e artificio, quindi come a livello di comunicazione. Volevo chiederle, dal punto di vista dell'architettura contemporanea, quindi del panorama dell'architettura contemporanea e dell'arte contemporanea, quali sono secondo lei un artista e un architetto che stanno lavorando da questo punto di vista, quindi ovvero nel risolvere, nel trovare soluzioni
nuovi di comunicazione tra natura e l'artificio. C'è una necessità, esiste una necessità che l'artista sente, e se l'architetto sente la stessa necessità, vuol dire che faremo tutti e due qualcosa di diverso, qualcosa che non è più soltanto artistico, non è più soltanto architettura, ma è il sviluppo di un pensiero sociale e di una realtà sociale che in senso di architettura si può intendere più come col concetto di urbanismo più che di costruzione. Ma io ho fatto un lavoro, una mostra nell'80, Habitus a Pecci, di Prato, che si intitolava Habitus, abito, abitare. L'habitus mentale, l'abito, che è la prima pelle sul mondo lungo, e quindi il costume, e l'abitare, che è la casa, quello che tu trovi nella casa, fino all'habitat. Questa è la concezione per me artistica. Non so come intervenire in maniera diretta, dove l'estetica e l'etica che io porto si combina, proprio a cominciare a immaginare strutture, interazioni strutturali che possono trasformare. Per esempio il concetto delle periferie, no? Noi viviamo oggi in un momento in cui tutto quello che è lo sviluppo scientifico, sviluppo tecnologico, ma anche produttivo delle fabbriche, no? delle aziende, è ben diverso oggi il panorama rispetto al dopoguerra, quando tutti andavano alla Fiat a lavorare, perché la Fiat prometteva progresso e benessere per tutti, perché si facevano le automobili. Le automobili non c'erano, pian piano hanno invaso il mercato. Dunque, oggi c'è la saturazione, noi viviamo, il processo di crescita è la saturazione, sempre, in tutti i posti dove sta succedendo la stessa cosa che è successa a noi, anche nel cosiddetto terzo mondo, c'è il processo di crescita, saturazione, tutto si blocca. E poi si entra in crisi, la crisi è inevitabile. Quindi bisogna cominciare a pensare che c'è un nuovo sistema perché si possa continuare a muovere il tutto senza mai entrare in una crisi generale. La crisi forse deve essere compresa nell'andamento delle cose. Come per esempio, se noi guardiamo la foresta sembra sempre uguale, la natura è così, sempre uguale, ma non è mica vero. Nel tetto della foresta gli alberi muoiono e rinascono continuamente. C'è la crisi e la rinascita, la morte e la nascita continua. Ma noi che cosa facciamo? Tagliamo la foresta una volta per tutte, e quello è il nostro business, capite? Quindi noi facciamo della crisi la necessità assoluta per distruggere, in quanto noi non sappiamo costruire che sulla distruzione. Noi dobbiamo fare la guerra per poter guadagnare due volte, con le armi e poi con la ricostruzione, per non cambiare niente. Questo è si entra in una etica. Come in Siria la stessa cosa. Come in Siria la stessa cosa. Esattamente, tutto quello che sta succedendo, sempre così. Prima si distrugge perché poi le multinazionali sono lì che aspettano. Certo che dopo la gente trova lavoro. Ma quando poi, adesso, il benessere, diciamo, industriale sta crescendo in tutto il mondo. Quando è arrivata la crisi mondiale, che cosa succede? Altro che bomba atomica. Anche perché oggi, con la tecnologia, è facile far saltare il paese, far morire una nazione in un attimo. Basta togliere la spina della tecnologia. Il server.
è tutto collegato con un cervello elettronico. Togli la spina elettronica, non sanno come fare. Bisogna ritornare a sapere che esiste la candela, che esiste la legna per fare il fuoco, che esiste la terra per piantare i semi, bisogna cominciare a capire. Allora creare delle... Perché la gente non sia più attirata soltanto nelle grandi metropoli, perché lì c'è il massimo della speculazione finanziaria ed edilizia. Bisognerebbe che le persone potessero cominciare dalle periferie in là, ritornare da dove sono venute. Ecco, questo rapporto tra campagna e città, te lo faccio io la domanda, perché è diventato, soprattutto nelle nostre città europee, che sono sempre state città storiche, no? Importantissimo in un'epoca in cui praticamente abbiamo costruito più del doppio soltanto negli ultimi 15 anni, nonostante le crisi. E anche con la necessità probabilmente di ritornare ad avere luoghi di consumo dell'agricoltura vicino casa, almeno questo nelle nostre città europee diventa sempre più importante. No, le periferie possono essere, io non so che cosa sta succedendo con le nuove Grezzo Piano. Di Grezzo Piano, che ha avuto un incarico ufficiale, non so bene, però comunque il fatto che abbiano già pensato di puntare sulle periferie mi sembra già un qualche cosa che diciamo sia significativo. E io non so poi in che modo viene portato avanti questo progetto di periferie. Se è un progetto puramente architettonico non funziona, deve essere un progetto agricolo, deve essere un progetto energetico, deve essere un progetto... Quindi prima social innovation, giusto, e poi innovazione tecnologica, tu metti al primo punto l'innovazione sociale del progetto. Sì, sì. Infatti io ho messo, qui abbiamo proprio un cerchio che viene a taglio, questo cerchio può rappresentare la periferia. Dentro c'è l'artificio, la città, fuori c'è la campagna. Io ho messo il mio cerchio, metto il mio segno del terzo paradiso, lo metto qui sulla periferia. Questa linea deve tagliare il cerchio centrale. Da una parte ho il cerchio del dentro, ho il cerchio della centrale, della durata? No, della natura, no, dell'artificio? Beh, qui ho la natura, là non l'artificio. Là ho il cerchio dell'artificio, qui ho il cerchio della natura e al centro c'è il cerchio che li unisce ed è proprio attraversato dalla periferia. E tutta la periferia, tutto intorno, può avere questo simbolo del terzo paradiso che lo fa tutto intorno, dove artificio e natura, l'artificio e natura trovano l'equilibrio. Però poi, noi per esempio a Biella abbiamo attivato Let It Be, che vuol dire Let It, ma lascia mangiare bene, It Be Biella, no? E dunque abbiamo censito tutti gli orti abbandonati, tutte le campi, le cose che sono incolte, c'è la grande crisi della produzione, no? Per cui la città di Biella è una piccola, le piccole città sono di per sé delle periferie, devi trovare un modo di farle vivere. E quindi abbiamo la possibilità di avere le terre in corte, tanta gente che le ha e non sa cosa farne, e dare la possibilità a chi non ha terra di coltivare. Da questo quindi abbiamo fatto un'anagrafe di catastro. C'è una domanda qua? No. Perché poi... Innanzitutto vorrei dire che mi è sembrato un racconto bellissimo quello che ha fatto, veramente molto interessante. Tra
Tra le tante suggestioni mi sono venute in mente due cose. No, la prima è legata alle opere degli specchi. Perché devo dire che tutte le volte che mi sono trovato davanti alle sue opere, mi è sempre sembrato di cogliere, come dire, una sensazione, no? Che era la solitudine di questa figura, no? Nel senso che io ci ho pensato perché mi suggeriva questa cosa, nel senso che la decontestualizzazione dell'opera in un certo senso, ovvero l'aver introdotto la realtà dentro l'opera, ha tolto, come dire, un contesto che generalmente un'opera d'arte aveva quando era un'opera figurativa, no? Uno sfondo, un paesaggio, un'immagine, qualcosa. E questa idea però di solitudine è un'idea tutto sommato che, come lei ha ricordato prima, travalica il tempo, nel senso che quella figura vivrà in qualsiasi contesto che rispecchi, quindi in un certo senso mi ha anche fatto pensare che non vi è di libertà, tra virgolette, no? Perché il fatto che, come dire, l'opera possa sopravvivere sempre, no? Troverà sempre un contesto in cui vive. Però questo rapporto visto dall'altra parte mi sembrava interessante sapere da lei, no? Cioè, sì. Noi lo vediamo sempre come ribaltato nella nostra realtà, però mi sembrava interessante sapere la sua opinione visto nell'immagine che ha rappresentato, no? Però e l'altra cosa invece che pensavo, che mi sembrava molto interessante nel suo racconto, è l'idea del proporsi sempre in modo diverso rispetto al progetto di d'arte, l'opera d'arte, ma il progetto. Mi interessa questa come idea, perché mi sembra che lei sia una persona che affronta l'opera come un progetto, quindi io sono un architetto, mi interessa questo, no? Ma infatti prima ho detto, no? L'utopia. Esatto. Quando c'è il progetto e il luogo. Esatto, e questo mi sembrava che la cosa molto interessante anche in quel caso è la libertà, perché in fondo. La libertà, perché l'artista, come dire, non è costretto a ripetere. Il suo linguaggio è fuori dal suo individualismo, questo gli consente una libertà assoluta, no? Verso la creazione. È proprio la libertà che è stata conquistata nel Novecento fino agli anni 50, quando io ho cominciato a entrare in gioco. Era proprio questa libertà, io ho imparato questa libertà assoluta. Se Fontana ha fatto quel gesto, ammazzalo, l'ha fatto perché si è ritenuto libero di farlo. Ma guarda che, però non ha mica fatto del male a nessuno, non è che è andato lì, io sono libero, ti prendo a pugni, quello no. Lui se l'è presa con la tela, se l'è presa con la fine della prospettiva, la possibilità di allungarla. Poi ho capito quali erano le complessità di quel taglio. Ma immediatamente tutto questo si concentra in una condizione di libertà assoluta. Ma ecco uno dei punti per me importanti che subito mi hanno fatto muovere verso una certa direzione, anche se non avevo ancora così chiaro cosa sarebbe successo. Però mi sono reso conto poi pian piano che quello che era la libertà non poteva rimanere autonoma e diffusa così come vapore al vento. Aveva bisogno di qualche cosa per radicarsi questa libertà ed è la responsabilità. Non c'è libertà senza responsabilità e non c'è responsabilità senza libertà. Ecco perché un datore di lavoro è una persona libera di creare lavoro, di creare un'azienda, di creare. Ma nello stesso tempo questa libertà gli dà una responsabilità, perché farà lavorare delle persone, oppure fa l'artigiano alla vecchia maniera, non fa niente. No, risponde di sé e basta. Ma se si mette su un'industria, l'ha messa su perché è libero, ma tutto quello che, di tutto ciò che fa è responsabile. Allora qui entra un nuovo elemento, e che è quello della fiducia. Tu metti sull'azienda, chiedi delle persone
di venire a lavorare con te per fare dei prodotti, tu chiedi una fiducia, per ti dai, le persone devono avere fiducia nella tua capacità di gestire, nella tua intelligenza, nella tua capacità e anche del fatto che non possono tutti quanti dirigere, allora tu sarai quello che si assume la responsabilità della direzione. Ma quando poi un padrone, un industriale, per varie ragioni, che purtroppo queste ragioni sono diventate ben riconoscibili, che sono la finanza, vende la fabbrica, cosa ne fa dei soldi? Più o meno lo sappiamo, cercherà di metterli nella speculazione tale per cui senza lavorare avrà un reddito fortissimo. Perché se prendo una fabbrica, io prendo la Olivetti in Italia come esempio primario, no? Olivetti è un caso in cui si stava sviluppando un rapporto, prima di tutto un'attività che a livello mondiale avrebbe avuto un successo enorme, perché Silicon Valley l'avrebbe avuto qua, ai brevi. Secondo, aveva capito che bisognava integrare la fabbrica con chi ci lavora. Lui aveva fatto un salto culturale straordinario, dove l'estetica non era fine a se stessa, c'era un'estetica e un'etica in tutte le sue fabbriche, giusto? Allora, questo De Benedetti che arriva e dice: quanto vale la Olivetti oggi? Io adesso divento amministratore delegato, quindi devo risolvere, devo fare il meglio, no? Quanto vale? Vale 100. Ah, e quanto rende? Ma, non so, rende 4-8%, non lo so io, 200% deve rendere. Vendiamo tutto, mettiamo i soldi nella finanza e prendiamo. Hanno fatto crollare, fallire l'Italia, perché tutti quelli che hanno venduto non hanno chiesto agli operai o agli impiegati o alla società se avevano questa licenza di tradire i rapporti. Non hanno chiesto a nessuno, giusto? E allora, secondo me, se vogliamo ricostruire l'Italia, dobbiamo ricostruirla con una buona intesa tra chi organizza e chi lavora. Va bene. No. Thank you.